Ciao ragazzi, in questo primo video vorrei parlarvi di alcune delle impostazioni di base. Che ho sul computer per quanto riguarda Lightroom, Photoshop e che utilizzeremo poi nel corso di tutorial. Naturalmente non è possibile in questa sede eh, ripetere tutto quello che viene spiegato nel corso di post-produzione con Lightroom e nel corso di post-produzione con Photoshop. Però andando avanti nei tutorial e nelle post-produzioni cercherò di richiamare i concetti più importanti. In particolare eh, vorrei iniziare con le impostazioni fondamentali di Lightroom e di Photoshop iniziamo da Lightroom allora qui ho un catalogo vuoto c'è solo un'immagine bianca che ci servirà tra un attimo le impostazioni eh, fondamentali all'interno di Lightroom non sono molte bisogna stare attenti soltanto a un paio di cose allora andiamo nelle preferenze possiamo sostanzialmente lasciare tutto Uh, ai valori predefiniti l'unica cosa uh, a cui dovremmo stare attenti è quello che impostiamo nel, uh, nella sezione modifica esterna qui è dove andiamo a specificare come dovranno essere aperte le nostre immagini una volta che da Lightroom passeremo a Photoshop oppure passeremo ad altri plugin esterni come vedete qui il primo box modifica in Photoshop allora qui dobbiamo specificare il formato del file che vogliamo che eh, venga passato a Photoshop da Lightroom. Vanno bene sia il TIF che il PSD. Io preferisco usare il PSD, lo spazio di colore vanno bene sia il Profoto che l'Adobe RGB. Ricordate che Lightroom di default senza nessuna impostazione. Lavora sempre con il profilo di colore adobe RGB nel modulo libreria. E lavora sempre con il profilo Profoto RGB nel modulo sviluppo. Il profilo Profoto, come senz'altro ricorderete, è il profilo più ampio, l'Adobe è leggermente più ristretto quindi qui potremmo scegliere tranquillamente il Profoto RGB. Profoto RGB, però, diciamo non è supportato ancora. Per cui, se scegliamo Adobe RGB, va abbastanza bene lo stesso. Certamente non scegliamo uno degli altri. Io lascio normalmente Adobe RGB molta attenzione a impostare la profondità di bit a 16 bit. Noi lavoriamo con dei file RAW, eh, i file RAW sono file a 16 bit, quando li esportiamo per aprirli in, in Photoshop o in altri programmi esterni dobbiamo mantenere questi 16 bit di profondità. La risoluzione non è particolarmente importante, è solo il valore di default, possiamo lasciarla a 240. Qui sotto è dove specifichiamo tutti gli altri editor esterni. Per esempio io ho installato il pacchetto NIC, ehm, allora qui ho le varie impostazioni per i vari software del pacchetto NIC, per esempio ColorFX Pro, allora l'applicazione con cui deve aprire il file naturalmente è ColorFX Pro, se non ce l'avete impostato potete andare su Scegli, andare sul vostro computer a trovare l'applicazione, selezionare l'applicazione. Poi dovete impostare anche qua il formato del file, evitate il JPEG perché è un formato a 8 bit, quindi TIFF o PSD, io preferisco utilizzare TIFF per i file che, aprono, che apro nei pacchetti diversi da Photoshop come appunto il pacchetto NIC e PSD per i file che sono destinati a Photoshop. Quindi TIFF anche qui, Adobe RGB, 16 bit, nessuna compressione. Per quanto riguarda il resto, possiamo lasciare tutte le impostazioni di, eh, di default. Quali sono le cose a cui invece dobbiamo prestare attenzione all'interno di Photoshop? Qui siamo nella schermata di Photoshop, anche qui ho aperto un'immagine bianca che ci servirà poi. Eh, al di là delle varie impostazioni, varie preferenze di Photoshop, che sono molte, una cosa a cui fare molta attenzione è le impostazioni che voi avete nel profilo di colore, cioè le impostazioni di, del colore che trovate all'interno del menu Modifica impostazioni colore. Allora, qui è, voi, è, quando, è dove voi andate a specificare che cosa deve fare Photoshop rispetto ai profili dei file, cioè se deve. Utilizzare il profilo incorporato del file, se deve sovrascriverlo se deve eliminarlo, in particolare in questa sezione. Questa prima parte sono gli spazi di lavoro: lo spazio di lavoro non è altro che un profilo di default predefinito all'interno di Photoshop. Io ho imposto l'Adobe RGB per quanto riguarda il modello RGB, il FOGRA 39 per quanto riguarda il modello CMYK, ma tutto sommato non è così importante perché lavoreremo sempre con dei file che hanno un loro profilo incorporato. Quello che invece è molto importante è quello che andate a impostare qua sotto, in criterio di gestione di colore. Voi potete scegliere per RGB, mantieni i profili di colore, converti in RGB di lavoro o disattivato. Allora, se scegliete disattivato vuol dire che Photoshop non gestisce più i colori, non considera più il profilo di colore. E quindi naturalmente questa non è una, non è una scelta giusta. Mantieni i profili incorporati significa che Photoshop va a utilizzare il profilo che è incorporato nel file. Siccome, ripeto, noi lavoreremo sempre con file che hanno un profilo incorporato, perché la macchina fotografica produce un file con incorporato un profilo di colore, Lightroom incorpora il profilo di colore, quando passiamo a Photoshop il file avrà il suo profilo di colore. Quindi non dobbiamo fare altro che mantenerlo. Converti in RGB di lavoro, convertirebbe il profilo incorporato nel profilo di lavoro che avete impostato qua sopra. Operazione, tutto sommato, inutile. Quindi. Io seleziono Mantieni il profilo incorporato sia per il modello RGB sia per il CMYK prima, sia per il grigio. A questo punto avendo impostato le cose per bene posso anche evitare di selezionare Chiedi prima di aprire. Di default questi sono selezionati, quindi ogni volta che voi aprite un file Photoshop vi chiede che fare rispetto al profilo di colore. Devo mantenerlo, devo eliminarlo o devo convertirlo e ogni volta bisogna rispondergli. Eliminare questi significa eliminare questa richiesta di Photoshop, tanto sappiamo che il comportamento sarà quello corretto, cioè quello di mantenere i profili incorporati. Un'altra cosa molto importante è l'utilizzo della tavoletta grafica. Eh, io utilizzo e utilizzeremo sempre nelle post produzioni una tavoletta grafica della Wacom. Quello è un modello, questo è un altro. Uh, modello sono estremamente simili. Questo è il modello piccolo. Io preferisco lavorare con una tavoletta grafica di dimensioni ridotte perché questo mi consente dei movimenti, uh, diciamo, con il polso senza spostare tutto il braccio. Ci sono delle tavolette grafiche di dimensioni maggiori. Qualcuno preferisce le tavolette di dimensioni maggiori, non è particolarmente rilevante, è una questione di preferenza individuale, però l'utilizzo della tavoletta grafica è molto molto importante perché ci consente di essere graduali nelle nostre modifiche, nelle nostre regolazioni e di utilizzare i pennelli all'interno di Photoshop e all'interno di Lightroom in maniera molto uniforme. E allora rispetto a questo vi faccio vedere quali sono le impostazioni. Fondamentali, anche qua sono molto poche. La tavoletta grafica, come vedete, ha dei tasti che sono personalizzabili. Sinceramente, io non li uso, quindi non li ho personalizzati, non li utilizzerò. Utilizzo sempre le scocciatoie da tastiera. La penna poi ha due tasti che sono ancora personalizzabili. E io utilizzo uno dei due in Photoshop. Tra un attimo vi farò vedere come. Tutte queste impostazioni le trovate all'interno del pannello di controllo se siete su un mac avete una schermata di questo tipo altrimenti su windows avete le vostre preferenze di sistema in cui ci sono le impostazioni della tavoletta grafica se entriamo nelle impostazioni qui avete le impostazioni della tavoletta vera e propria le impostazioni della penna il mapping dello schermo e i controlli a schermo Qui sopra potete impostare per quali applicazioni devono valere le impostazioni che andate a definire. O significa tutte le applicazioni, tranne Photoshop. Allora, partiamo da qua. Qui si impostano i tasti della tavoletta grafica. Ripeto, lo salto non mi interessa, non li utilizzerò. Mi interessa però, le impostazioni interessano le impostazioni della penna. Allora, in generale, per tutte le applicazioni, quindi anche per Lightroom, qui ho impostato questo. Il fill sarebbe la pressione, cioè quanto dovete premere forte sulla tavoletta grafica per avere una risposta. Le tavolette grafiche naturalmente sono sensibili alla pressione, quindi più pres premiamo e maggiore sarà l'effetto. Per quanto riguarda Lightroom, vedremo che Lightroom a differenza di Photoshop è molto meno sensibile alla pressione, cioè su Lightroom bisogna premere molto di più rispetto a Photoshop. Quindi Uh, ho lasciato le impostazioni al default, che è a metà. E questa è la velocità del doppio click e anche questo l'ho lasciato nelle impostazioni di default a metà. I due tasti della penna non li utilizzo in uh, Lightroom quindi sono anche questi impostati nella loro modalità di default il tasto sopra come se fosse un clic del tasto destro del mouse il tasto sotto per scrollare eh, la pagina ma ripeto non li utilizzo il mapping è la mappatura dalla tavoletta grafica allo schermo e nel mio caso io voglio che tutto lo schermo venga mappato sulla tavoletta grafica Fate attenzione che la tavoletta grafica eh, funziona in maniera diversa dal mouse. Il mouse voi lo spostate e lo riposizionate. La tavoletta grafica, no. <ride> Se la Tavoletta è mappata allo schermo quando voi andate nell'estremità in alto a sinistra, il cursore si sposta all'estremità alto a sinistra del vostro monitor. Quando andate in basso a destra, il cursore si sposta in basso a destra. Quindi dovete immaginare che tutto il vostro schermo sia mappato sull'area della tavoletta grafica. Se avete due schermi potete impostare la mappatura su uno solo dei due o potete impostarlo anche su una porzione dei due. Quindi fino a qua diciamo è tutto nelle impostazioni di default. Per quanto riguarda Photoshop, quindi qui io sono andato ad aggiungere come applicazione Photoshop per impostare delle preferenze diverse per Photoshop rispetto alle altre applicazioni, in particolare naturalmente Lightroom. Anche qua i modificatori, cioè i pulsanti della tavoletta grafica, non li utilizzerò, quindi li lascio perdere. Eh, vado direttamente sulla penna. Eh, qui, se vedete, io ho aumentato un pochino la sensibilità alla pressione. Dal suo valore di default, che è a metà, l'ho alzato un po'. Perché questo? Perché Photoshop è più sensibile alla pressione, quindi una, una leggera pressione già mette molto inchiostro, molto effetto. Siccome io tendo ad avere la mano un pesante nell'utilizzo diciamo, nell del pennello preferisco utilizzare un'impostazione un po più rigida vedete come vi trovate meglio ricordatevi che potete cambiarla nelle preferenze il tasto superiore non lo utilizzo invece mi interessa il tasto inferiore che ho impostato come un modificatore quindi andando su keyboard modifier e quando premo quel tasto è come se premessi ctrl e option sulla tastiera. Ricordatevi, ve lo dico una volta per tutte: varrà per tutti i tutorial. Io utilizzo un Mac. Sul Mac esiste un tasto Command, un tasto Option, un tasto Control. Eh, tutte le mh, modificazioni da tastiera si traducono tranquillamente in Windows semplicemente trasformando il tasto Command in Control, il tasto Option in Alt Shift Shift. Quindi CTRL-OPTION è il vostro CTRL-ALT su Windows. Quindi quando io premo questo tasto, il tasto in basso della penna, è come se premessi CTRL-ALT sulla tastiera. Vi farò vedere tra un attimo l'utilità di questo. Per il resto, anche qui la mappatura è a tutto schermo, non c'è altro. Andiamo a vedere eh, come funziona il pennello all'interno di Lightroom e Photoshop. Iniziamo da Lightroom. Qui siamo nel modulo libreria, ho semplicemente un'immagine bianca. Allora andiamo direttamente nel modulo sviluppo e andiamo a prendere un pennello. Allora, come vedete, il pennello è rappresentato da due cerchi. Il cerchio centrale è il diametro del pennello. Il cerchio più grande è la sfumatura, quindi dal cerchio centrale al cerchio più grande eh, Lightroom andrà a sfumare la nostra elaborazione. È possibile modificare il diametro del pennello con la parentesi quadrata ingrandendo e l'altra la pare la parentesi, parentesi quadrata rimpicciolendo, oppure tenendo premuto Shift con le parentesi quadrate possiamo regolare la sfumatura, aumentarla o diminuirla. Altrimenti possiamo andare a regolarla qua sotto dove c'è la dimensione. E la sfumatura, appunto, feather in inglese. Le altre due impostazioni importanti del, del pennello sono quelle che troviamo qua su, flow che sarebbe il flusso, e la densità. Allora cerchiamo di capire come funziona il flusso e come funziona la densità. In questo momento abbiamo 100% di flusso e 100% di densità. Andiamo a mettere una elaborazione qualsiasi, per esempio l'esposizione a meno 4 quindi quando vado adesso a lavorare con il pennello praticamente metterò del nero allora siccome il flusso è al 100% la densità è al 100% quando io passo non faccio altro che andare a mettere questo meno 4 di esposizione dovunque io passi e naturalmente se ci ripasso non cambia niente va bene ho messo il 100% della mia elaborazione in un unico istante annulliamo torniamo un attimo indietro che succede se io abbasso il flusso? Per esempio al 50%. Allora, il flusso dovete pensare come se fosse la quantità di vernice che viene applicata al passaggio del vostro pennello. Quindi adesso, quando io vado a passare col pennello, vedete che eh, il, la vernice in qualche maniera, quindi la quantità di elaborazione, è molto minore. Ricordate che la tavoletta grafica è sensibile alla pressione, quindi se io passo molto leggermente metto molto poco inchiostro, se io premo di più ne metto di più. E quindi in qualche maniera vedete in questo modo io ho la possibilità di rendere graduale eh, la mia modifica, passando in maniera molto leggera o in maniera più decisa o anche ripassando più volte sulle nostre, sulle stesse zone. Quindi il flusso serve in qualche maniera a modulare, a rendere graduale le nostre elaborazioni, ad aggiungerle un pochino alla volta, a non metterne subito il 100%. Questa è una cosa molto diversa dalla densità. Allora, rimettiamo pure il flusso al 100% e andiamo a diminuire la densità. Mettiamo la densità al 50%. Allora, la densità è l'opacità della nostra elaborazione. Se pensiamo alla vernice, se il flusso è la velocità con cui si applica la vernice, la densità è la percentuale di trasparenza della vernice. Quindi 100% vuol dire che la nostra vernice è opaca al 100%, quindi il 100% dell'elaborazione verrà applicata. 0% naturalmente vuol dire che non stiamo applicando nulla, 50% vuol dire che quello che noi facciamo sarà attivo al 50%. Ora, come ragiona Lightroom? Ragiona in questa maniera. Flusso al 100%, quindi io vado a mettere subito il 100% della mia elaborazione, ma questa elaborazione ha un'opacità del 50%. Quindi quello che io vado a mettere è il 50% del mio meno 4. Attenzione, una cosa molto importante. Ricomincio. Mentre io eh, vado con il pennello, no, se, finché non alzo la penna dalla tavoletta grafica, Lightroom continua ad aggiungere. Se io ripasso sopra lo stesso punto, non aggiunge nuovamente. Se io alzo la, la penna dalla tavoletta grafica e faccio una nuova elaborazione, ripassando sopra all'elaborazione precedente, ancora Lightroom non aggiunge, cioè quel 50% di densità è un 50% assoluto, io posso ripassarci sopra migliaia di volte rimarrà sempre il 50%. Se io voglio aumentare l'effetto devo aumentare la densità e ripassarci sopra. Fate molta attenzione perché questo comportamento è completamente diverso dal comportamento di Photoshop che invece lavora in maniera diversa. Quindi Lightroom, flusso definisce la quantità di vernice, quindi rende graduale la nostra elaborazione, la densità definisce l'opacità, e quindi quanta quell'elaborazione sarà attiva ricordatevi che la densità in lightroom non è additiva cioè la densità del 50% rimane del 50% a prescindere da quante volte ci ripassiamo sopra andiamo ora a vedere come si comporta photoshop allora anche qui andiamo a prendere un pennello lo shortcut per il pennello è B. Allora, innanzitutto anche qui abbiamo un diametro per il pennello, anche questo possiamo modificarlo con le parentesi quadrate oppure con quel pulsante che ho impostato prima. Perché se noi premiamo CTRL e ALT sulla tastiera oppure per comodità io l'ho impostato sul tasto della penna, che cosa succede? Eh, vedete l'interfaccia cambia. Quindi, adesso, trascinando a sinistra o a destra, io posso aumentare o diminuire il diametro del pennello. Trascinando in basso o in alto, io posso aumentare o diminuire la durezza, che è la nostra sfumatura. Quindi, durezza del 100% significa che il pennello è un pennello completamente rigido. Durezza 0% significa che il nostro pennello è un pennello morbido, quindi possa aumentare la, la, la dimensione, diminuire la dimensione molto rapidamente e aumentare e diminuire la durezza del pennello. Come funziona Photoshop dal punto di vista della tavoletta grafica, cioè della sensibilità alla pressione? Allora dobbiamo andare a impostare le preferenze nella finestra impostazioni pennello. Allora, impostazioni pennello è dove noi possiamo specificare ehm, cosa deve fare ehm, Photoshop rispetto alla nostra pressione sulla tavoletta grafica. In particolare, trasferimento. Trasferimento, eh, vedete che noi possiamo impostare. Io ho, vedete, variazione opacità disattivato, variazione flusso, pressione penna. Che vuol dire questo? Vuol dire che il flusso... Viene controllato dalla pressione, esattamente come era in Lightroom, nella stessa identica maniera. Anche Photoshop, vedete, quassù ha un flusso che in questo momento è impostato al 100% e ha un'opacità che è impostata al 100%. Se io disattivo questo trasferimento, la tavoletta non è più sensibile alla pressione. D'accordo? Quindi, adesso se io ho il flusso al 100% e l'opacità al 100%, vedete che basta che io Vado con il pennello anche molto leggermente e vado a mettere il 100% di vernice opaca al 100%. Se però io attivo questo trasferimento, ecco che posso andare a gestire con la pressione il flusso o l'opacità, o anche tutte e due. Va bene? Se io andassi qui a impostare pressione penna anche in corrispondenza dell'opacità, significherebbe che sia il flusso sia l'opacità adesso sarebbero eh, gestiti. Con la pressione della penna. A me non piace tanto questa impostazione, ma anche questa è una questione di preferenze individuali. Vi consiglio di provare e vedere come vi trovate meglio. Io preferisco disattivare il controllo dell'opacità con la pressione e lasciare attivo soltanto il controllo del flusso. Quindi questo vuol dire che la pressione della penna controllerà il flusso, ma non l'opacità. Quindi adesso andiamo a vedere, qua sopra abbiamo opacità 100%, flusso 100%. Questa opacità non verrà modificata dalla mia pressione, ma il flusso sì, d'accordo? Allora come si ragiona? Si ragiona in questo modo: il flusso è il 100%, ma in un certo senso questo è un po' come se fosse il flusso massimo. Se io passo molto delicatamente sulla coda tavoletta grafica, vedete che lui non mette il 100%, perché sto esercitando una pressione modesta. Se io premo in maniera più decisa, ecco che arriva il mio 100% di pressione. E allora a cosa serve abbassare il flusso? Serve ad essere più graduali. Il flusso potete anche impostarlo semplicemente premendo i tasti sulla tastiera senza andare qui sopra col mouse. Allora che cosa succede? Che con un flusso al 100% basta che io premo poco e lui mette parecchia eh, vernice. Con un flusso al 20% ad esempio... Vedete che la quantità di vernice che lui mette a parità di pressione è molto minore, quindi, più io abbasso il flusso e più posso essere graduale. Vedete, adesso anche se premo. Diciamo significativamente lui mette molto molto poco. Se invece vado su un flusso più elevato, ecco che lui ne mette molto di più. Naturalmente ho ancora la possibilità di essere graduale, ma è un po' la sensibilità in un certo senso della savoletta grafica. Fa il paio con quell'impostazione nelle preferenze che vi ho fatto vedere prima. Questi due aspetti controllano. Quanto la tavoletta grafica re reagisce diciamo alla vostra pressione. Quindi quando vorremmo essere molto graduali, molto soft, imposteremo un flusso basso e andremo gradualmente. Quando vorremmo essere diciamo più forti, imposteremo un flusso alto e magari a quel punto premeremo anche di più sulla nostra tavoletta grafica. L'opacità funziona. Il concetto è simile a quello che abbiamo visto in Lightroom, ma la modalità di funzionamento è diversa perché proviamo adesso per semplicità per farvi vedere quello che succede andiamo nell'impostazione di pennello e disattiviamo il trasferimento in modo che ora Photoshop non sia più sensibile alla pressione. Allora che cosa succede se io vado a impostare l'opacità al 50% lo potete fare con il mouse o potete farlo premendo shift e, un, e il numero sulla tastiera quindi shift 5 opacità al 50%. Adesso, quando io vado a passare con il pennello, vedete lui mi va a mettere il 50% di effetto. E finché io non alzo la penna dalla tavoletta grafica, anche se ripasso sopra, non aggiunge vernice, rimane questo 50%. Attenzione però, se io ora alzo la penna dalla tavoletta grafica e torno sullo stesso punto, ecco che un altro 50% si va ad aggiungere al 50% di prima. E se io alzo e torno nuovamente sopra, un ulteriore 50% si va ad aggiungere al 50% precedente. Ecco, questo comportamento è diverso dal comportamento di Lightroom. Ricordate, Lightroom, se noi alziamo la penna e ritorniamo sullo stesso punto più volte, la densità non aumenta, rimane quella che avevamo impostato. Invece in Photoshop ogni volta andiamo ad applicare una densità impostata su quello che abbiamo fatto precedentemente. Per chi fosse curioso, questa differenza di comportamento è motivata dal fatto che mentre Photoshop ha i livelli e quindi ha una possibilità di stabilire un massimo di opacità per il livello, Lightroom non ha i livelli. Quindi in Lightroom c'è la necessità di stabilire un massimo di opacità che non si possa superare, in Photoshop invece è preferibile accumulare perché noi possiamo sempre stabilire un massimo nell'opacità del livello. Bene ragazzi, questo è più o meno quello che vi volevo dire per quanto riguarda le impostazioni di base di Lightroom e di Photoshop e l'utilizzo della tavoletta grafica. Ci vediamo tra poco per il nostro primo tutorial. Ciao.